Ciao a tutti della gente di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo sul nuovo gioco e qui il titolo è Forest Ranger Simulator. È un accesso anticipato. Io già vi dico che l'ottimizzazione è un po' scadente perché sto avendo tante difficoltà a registrare questo gameplay, però speriamo, dopo tanti tentativi, speriamo che questa sia la volta buona. Possiamo fare esplorazione libera o percorso di missione? Facciamo percorso di missione. Ok, congratulazioni, grazie. Sei appena diventato il vincitore del prestigioso concorso di conoscenza della natura organizzato dalla fondazione Save the Forest. Questo è l'inizio del tuo percorso per diventare una guardia forestale. Se non si fosse capito, questo appunto è un simulatore di guardia forestale a tutti gli effetti. La fase di conoscenza teorica è ormai alle spalle e ora è il momento della vera prova sul campo. Il vincitore ha un'opportunità incredibile. Vi trovate davanti alla casetta della forestale dove d'ora in poi svolgerete le vostre mansioni di guardia forestale. Ora tocca a voi prendervi cura delle foreste che vi circondano. Riuscirete a trasformare questa natura selvaggia in un vero e proprio parco naturale che attirerà turisti da tutto il mondo? Chi lo sa, vedremo. D'ora in poi è tutto nelle vostre mani. Rimboccate le maniche, già fatto, e mettetevi al lavoro. Già fatto anche perché qua in Sicilia è già primavera, siamo passati direttamente dall'autunno alla primavera. L'inverno è saltato proprio di netto. Seguirà davvero? Ok, potete contare sul suo sostegno in caso di problemi. Buona fortuna. Quindi c'è questa fondazione che ci seguirà e va bene così. Buona fortuna, contiamo su di voi. Ok. Quindi i nostri compiti quali saranno? È possibile separare i rifiuti già durante la raccolta, basta raccogliere lo stesso tipo di rifiuti in un unico sacchetto. Premendo il tasto Q si vedrà la categoria di rifiuti. Nella foresta si possono trovare sacchetti bonus già separati. Ok, quindi vetro, carta, plastica e metallo, elettronica, misto. Sul lato sinistro della casa c'è un posto dove il corriere consegnerà la merce ordinata dal negozio web. A destra della casa, che ancora non conosciamo, c'è un luogo in cui è possibile mettere in vendita vari articoli. Sì, for sale, sì, lì si vende. Basta portarli lì e poi mettere all'asta su internet. Ok, quindi acquisti e vendite. Oh, va bene. Non abbattete mai alberi sani nel parco. Scusate, che guardia forestale siamo. C'è una multa per questo. Possono essere abbattuti solo gli alberi vecchi appassiti che rappresentano una minaccia per i visitatori. Tali alberi saranno contrassegnati da una X rossa. Solo questi alberi potranno essere utilizzati per costruzioni e riparazioni. Per il trasporto di oggetti più grandi è necessaria un'auto, è possibile acquistarla così come i pezzi di ricambio presso un negozio online. Potete riparare voi stessi alcune parti di auto usate. Anche ai meccanici dobbiamo fare. È possibile raccogliere tutti gli oggetti che si illuminano di giallo in un inventario pratico da tenere sempre a portata di mano. Ok, quindi quello è l'inventario rapido, ecco. E tra questi l'estintore necessario per spegnere gli incendi, un martello, un'ascia, un binocolo e molto altro ancora. Ma ricordate che potete portare con voi solo 12 oggetti alla volta, è possibile gestirli nel menu principale sotto la scheda equipaggiamento. Ok, prendetevi cura degli uccelli del parco, nutriteli regolarmente per aumentare la loro popolazione. Quando appariranno nuove specie, aumenterete il profilo del parco, quindi il parco acquisterà qualità e fama. Costruite mangiatoie e pontili sui laghi in modo da poter nutrire gli uccelli acquatici in tutta sicurezza. Ricordate, nutrite gli uccelli solo con cereali, non dategli mai del pane, perché potrebbe essere pericoloso per loro. Gli escursionisti indisciplinati lasciano i falò spenti, il che può provocare un incendio nella foresta.
Anche vetri rotti possono provocare incendi. I bracconieri tendono pericolose trappole alla selvaggina che deve essere trovata nella foresta. Quindi ci dovremmo occupare di varie cose, fra cui anche incendi. Costruire e riparare. Avete a disposizione un'officina speciale sul lato sinistro del rifugio nella foresta. Prendetevi cura delle funzionalità e della bellezza del vostro parco. Cliccando sul tasto Tab e andando nella scheda Forest Wiki si possono trovare tutte le informazioni sull'attività, i compiti o i luoghi nella foresta. Se ti perdi da qualche parte, puoi sempre guardare lì per ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Ricorda che sei un ranger solitario nella foresta e che il tuo compito è prendersi cura del pezzo di parco affidato a te, quindi saremo soli e ci dovremo occupare un po' di tutto. Tuttavia, ricorda anche che hai bisogni propri, approfitta dei doni della natura sotto forma di frutta e verdura selvatica. Puoi consumare tutto ciò direttamente o usarli in cucina per preparare i pasti. Il fine settimana è appena trascorso e come di solito accade dopo la presenza di turisti nella foresta sono stati lasciati molti rifiuti. Purtroppo non tutti sanno che non è opportuno gettare rifiuti nelle foreste. Ecco il vostro primo compito. Andate nella foresta e raccogliete 5 kg di rifiuti di plastica e metallo che dovranno essere messi nel contenitore giallo, quindi plastica e metallo. A proposito, imparate a conoscere la foresta di cui siete responsabili da oggi. Buona passeggiata, ok. Sì, va tutto a scatti in maniera splendida. Io non sto capendo che debbo fare. Allora, 5 kg di plastica e metallo, ok. E sì, qui vediamo che c'è tanta, tanta sporcizia. Prendiamo. E questa mi sembra tutta plastica. Sì, ecco, con Q vediamo tutto ciò che è plastica. Questo per esempio è cartone, quindi no. Questa è plastica. Scusatemi ragazzi, ma questo gameplay andrà così, non ci posso fare niente. Allora, plastica e metallo, ok. Abbiamo guadagnato 1 dollaro, ragazzi. Mica si scherza qua. Allora, prendiamo solo la plastica. Plastica. Ci sono dei pezzettini di plastica. Ok. Questi turisti sono proprio. Sono dei vandali. Ecco, il gioco un po' si sta assestando. All'inizio andava a scatti, ora va un po' meglio, ma niente di che. Ma qui è tutto rotto, cosa? Sì, che è successo qua? Mannaggia la miseria. Questo cos'è? Non sono rifiuti questi. No. Ma che ne so. No, forse sono dei semi. Boh, non lo so. Che cos'è questo? Ok, quindi qui possiamo progettare la nostra casetta. Penso sì, ecco. Va bene. Al momento non ce ne può fregare di meno. Io prendo tutti i rifiuti. Poi, come suddividerli lo vedremo dopo. Tanto li prendo tutti. Elettronica, miscelato. Sì, qui ci sono altri rifiuti. Mannaggia
poi mannaggia. E così vedete la carta. Ma dov'è la carta? Boh, vabbè. Perché questo non lo posso prendere? Ecco, questo è rosso perché è elettronica, ecco. Sono delle casse. Cioè, ma perché? Cioè, buttare delle casse in un bosco, boh, vabbè. Senza parole. Senza parole. Non ci sta, mannaggia la miseria. È troppo grossa. Oh. Posso prendere? Ok. Eh sì, questi. Boh. Non so chi li ha buttati qua. Queste radio, queste casse. Questo cos'è? Sono pezzi di elettronica. Guarda che ci tocca fare. Ma non lo so cosa sono. E neanche lo vogliamo sapere. È tutto rotto, è tutto in rovina. Sono antichi televisori. Vabbè. Perché nel frattempo si sta facendo notte e si è acceso automaticamente questo lampione. Cogliere 5 kg di plastica e metallo. Ma quindi devo andare in giro. Boh. Mannaggia la miseria. Cos'è qua? Fascio di bastoni, blocco alberi. Oh, non lo so cos'è. Non ci sto capendo niente, ragazzi. Niente, ci dobbiamo fare una passeggiata. Che facciamo? Giustamente di notte. Magari qua c'è qualcosa. Ecco qui altri rifiuti. Maledetti. Ecco, preferibilmente però dovevamo fare questa cosa di giorno, che non sto vedendo niente. Che cos'è successo? Beh, raccogliamo tutte queste. Che cos'è sto coso? Avete scoperto una nuova specie di funghi. Consulta l'Atlante dei funghi. No, non vediamo niente, mannaggia la miseria. Infinite schifio. Quindi direi di notte di non andare in giro. Questo è il gameplay migliore finora sul mio canale. Buio totale e confusione. Vabbè. Non capisco, ragazzi. Quando si fa giorno? Sì, ma non capisco perché ho questa vista appannata. Qual è il problema? Io non trovo altri rifiuti, anche perché è notte. Questi sono chiaramente dei funghi. Nuova specie di funghi, c'è posta per te, addirittura. Ma chi? Maria De Filippi?
Il gioco è interessante, poi per un amante della natura come me ancora di più, però è tutto fatto in maniera confusa. Cioè non capisco sinceramente. A parte il fatto che è ottimizzato davvero in maniera scadente. Dai, che forse si sta facendo giorno. Per l'amor del cielo, aiutatemi. Vediamo qua cosa c'è. Andiamo verso est, dai. Speriamo di capirci qualcosa. Ma quanto dura stanotte? Ma io vado a funghi. Io vado a funghi. Stiamo parlando di un gioco che è in accesso anticipato ancora, quindi la strada è lunga. Io spero che sistemeranno tante cose. Magari lo riproverò fra 2 o 3 mesi, vediamo se le cose sono migliorate, ma cioè, sinceramente, il gioco ti dà pochi spunti per ora. Il fatto, per esempio, della spazzatura, cioè, ma mettici più spazzatura là davanti, così andiamo avanti col tutorial. E perché mi devi fare passeggiare a muzzo in giro per la foresta appena entrato nel gioco? Cioè, non ha senso. Che ti devo dire? Andiamo a funghi. La notte non finisce più, e va bene così. Che è successo? Ma cos'è successo? Sono svenuto. Cioè, abbiamo buttato la spazzatura, il giocatore si è accasciato a terra. Ma cosa? Ma non sto capendo. Sono in totale confusione. Abbiamo questa vista appannata? Me lo volete spiegare? Mannaggia la miseria, mannaggia. Io veramente non ho parole. Io resto sempre di più senza parole. Ah, ok, nella mappa possiamo vedere dove c'è la spazzatura. Sì, ma c'è un problema, cioè la spazzatura me la raccoglie tutta assieme. Cioè, io questa parte non l'ho capita. Cioè, mi dai più sacchi di diverso colore e in ogni sacco ci metto spazzatura di vario tipo. Come faccio a dividerla? Cioè, devo raccogliere solo plastica e metallo allora. Confusione totale, confusione totale. Andiamo a nord-est, che qui c'è della spazzatura. È una notte infinita, ragazzi. Questo gameplay sarà tutto di notte. Probabilmente c'è questa vista appannata perché siamo deboli. Dobbiamo mangiare. Ok, questo è il nostro PC degli anni 70. A
acquistate un piede di porco in acciaio dal negozio online. Potrete usarlo per disattivare in modo sicuro le trappole lasciate nella foresta dei bracconieri. Mettete le trappole smantellate nel contenitore di metallo, guadagnando così del denaro. Fatevi un'idea dei corsi d'acqua che attraversano la foresta e della forma dei laghi e delle zone umide. Osservate anche dove ci sono i ponti per attraversarli in modo da poter girare la foresta in modo ottimale ed economico a piedi o in auto. Vabbè, grazie per le dritte. Necessità, stiamo morendo di fame. Cos'è questo? Ma non lo so cosa sono queste bandierine? Io mi compro il panino perché c'ho fame. Sì. Panini, panini, dammi i panini. Pure l'uovo, dammi l'uovo. Stiamo morendo di fame. Vabbè, usciamo, dai. Vendere. Cosa posso vendere? Niente, vabbè. Usciamo per favore. Ah, è arrivato il panino. Dov'è? Datemi il panino. È arrivato pure l'uovo. Ma qua sono. Ma proprio così a terra. Vabbè. Datemi il panino, datemi l'uovo. Ok. Ma c'è l'altro panino è qua. Mannaggia voi. Ok. Mangiamoci il panino, dai. Oh, ci siamo ripresi finalmente. Ora andiamo a nord-est per raccogliere i rifiuti. Questa cos'è? Una bottiglia. Ok. E sì, qui c'è tanta sfazzatura. Guardate che c'è qua di sfazzatura, complimenti. E di plastica e metallo. Ok, quindi la plastica e il metallo. Ma se raccogliamo tutto, chi se ne frega? Ma guardate qua quanta sporcizia che c'è. Raccogliamo tutto, chi se ne frega? Non è che possiamo fare 7.000 viaggi. Scusate. Tutto, tutto. Tutto, tutto, tutto. Io penso che 5 kg di spazzatura, la plastica e il metallo, li abbiamo raccolti. Voi che dite? Io dico di sì. Abbiamo fatto un bel mix pure con la carta, però io direi di sì, dai. Ecco qua. Dai che ci siamo. Guardate qui quanta sporcizia, guardate, guardate. Abbiamo 12 kg di spazzatura. Io penso che potremmo anche. Io penso che potremmo tornare alla base. Torniamo alla base, no? Ripeto, peccato che il gioco non sia ottimizzato perché cioè giocare così che ti va tutto a scatti. E diventa un'esperienza abbastanza di sofferenza.
ok, ce lo butta direttamente. Quindi già sono suddivisi per tipo. Ok. Perfetto. Quello forse era sbagliato, forse. E come faccio a capire? Scusate. No. Cioè, non ho capito come suddividere la spazzatura, ma comunque, vabbè. Se volete essere svegliati dal canto degli uccelli ogni mattina, abbiate cura di dar loro da mangiare di tanto in tanto. Spargete del grano nella mangiatoia che si trova davanti alla vostra proprietà. Troverete il grano sul tavolo davanti a casa vostra. È un gioco interessante. Vediamo fra un paio di mesi se qualcosa sarà stata migliorata. Quindi per ora ancora il gioco secondo me non è nella sua forma migliore, però diciamo che sono ottimista anche perché il tema è interessante, mi piace come tema, l'ambientazione è simpatica e quindi spero che ottimizzeranno il gioco anche per i sistemi meno potenti e che faranno un tutorial un po' più chiaro. Vedremo come andrà. Allora, prendiamo la granaglia. E dove sono sti uccellini? Forse là. Sì, qua è, ecco. Ok. Forse dalla mappa si vedeva. Sì. Ah, ok, quindi dalla mappa si vede, però queste cose me le dovete dire, sennò come ci arriviamo? E quindi andiamo a selezionare questo e la mettiamo qua. Ok, quindi gli uccellini saranno contenti. L'avventura dell'apicoltura. Sotto la casa c'è un vecchio alveare, sì, l'abbiamo visto prima. E rimane così, è probabile che nessuna ape voli qui. È necessario trovare un posto adatto. Trovate una radura dove ci sono molti fiori e metteteci l'alveare. Ascoltate i suoni della radura, ascoltate i suoni della radura 2 volte. Ascoltate attentamente. Nel luogo in cui sentite ronzare le api, l'alveare produrrà più miele. Le api sono utili, ma possono essere anche pericolose. Fate attenzione ai loro nidi. Ok. E questa missione probabilmente la faremo nel prossimo gameplay, non so quando. Ripeto, spero che gli sviluppatori si impegneranno un po' a risolvere i vari problemi che il gioco evidentemente ha. In primis, l'ottimizzazione. Perché cioè, mi va troppo a scatti e mi sa che non dipende solamente dal mio PC. Questo lo dico perché giochi con grafica più avanzata mi funzionano più fluidi rispetto a questo. E poi la seconda cosa è, come già ho detto prima, implementare un tutorial più chiaro, più completo, però in definitiva questo gioco secondo me ha un buon futuro se verrà curato in maniera ottimale. Comunque ragazzi, è davvero tutto, grazie per l'attenzione, ci vediamo in una prossima puntata e come sempre in mille altre avventure.